Giovedì arriva a Molto. questo punto della nostra scaletta, il nostro appuntamento settimanale con la voce dello spi. Eccoci qua, allora la voce dello SPI oggi ci porta a parlare di trasporto anziani e volontariato e lo facciamo assieme a due esperti che sono Alfredo Sgarbi dello SPI CGIL. Buongiorno, prego, avanti, signor Sgarbi, Buongiorno. salve, benvenuto e il signor Angelo Morselli, presidente dell'Auser di Modena. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato Morselli, naturalmente. Eccoci qua, allora ho detto bene, insomma oggi cominciamo proprio parlando di questo argomento che è molto interessante, importante anche appunto per la tipologia di servizio che offre e soprattutto per le persone a cui si rivolge, che naturalmente sono i principali destinatari di questo impegno. Allora, innanzitutto perché un sindacato, Sgarbi appunto come lo SPI-CGIL, si prende a cuore questa necessità, questo bisogno di appunto Noi trasportare i nostri anziani. viviamo una società, voglio dire, che è sostanzialmente fondata sulla mobilità. Sì. E quindi se uno ha qualche difficoltà ad avere questa opportunità di mobilità, rischia di essere effettivamente escluso dalla società. Perché poi la mobilità, voglio dire, soddisfa tutta una serie di necessità, specialmente per quello che riguarda gli anziani e chi ha difficoltà alla mobilità. Quindi pensiamo alle necessità delle cure mediche, alla necessità anche perché no, di frequentare la società. Quindi c'è un'esigenza che è sempre più pressante per far sì che il trasporto, le opportunità di trasporto siano il più diffuso possibile e provino ad soddisfare le esigenze più disparate. Poi c'è una grande diversità territoriale, ad esempio la grande città soddisfa già di per sé alcune di queste esigenze perché c'è il trasporto pubblico locale, eccetera. Certo. Mentre in altre parti del territorio, che sono generalmente i comuni medio-piccoli, questa opportunità non c'è. E quasi sempre, voglio dire, i punti di riferimento per gli anziani, per i diversamente abili, eccetera, e quasi sempre necessitano di strutture o di punti di riferimento che stanno in luoghi ben definiti della città, quasi sempre sono i centri storici e zone limitrofe. Mentre invece i nostri comuni, i nostri paesi ultimamente hanno avuto una diffusione, voglio dire, anche al di fuori di queste delle cosiddette vecchie mura. Quindi ecco, ed è in questo caso che noi andiamo, nel momento che andiamo come SPI-CGIL a fare le contrattazioni sociali e territoriali con le pubbliche amministrazioni, andiamo a confrontarci e ad elencare delle esigenze che questa parte della popolazione ha. Quindi è con le pubbliche amministrazioni, che poi sono i comuni, la provincia, la stessa regione, che noi andiamo ad individuare queste Certo. necessità e queste esigenze e proviamo attraverso le disponibilità pubbliche, ma anche attraverso la disponibilità della presenza delle associazioni ONLUS, delle associazioni di volontariato che operano in questo settore, di soddisfare queste esigenze. Quindi insomma un dialogo continuo tra il Certo. sindacato e le istituzioni, tra il sindacato e le realtà, le associazioni che appunto operano sul territorio proprio per andare a colmare appunto le lacune, le mancanze appunto e poter sostenere quello che appunto anche lei ha definito un l'invecchiamento attivo da Certo. parte dei nostri anziani. Insomma appunto l'Auser è uno di questi soggetti con cui lo SPI-CGIL si trova continuamente in questa condizione di dialogo, di confronto. È stata attivata appunto questa collaborazione ormai diverso tempo fa. Lauser, innanzitutto, chi è, che cosa fa, chi siete? Tanto per inquadrarvi. Allora, l'Auser è un'associazione di volontariato che è composta prevalentemente da anziani, ma non solo, e opera a favore appunto della rete anziana e non solo. E non solo. È un'associazione di volontariato che a Modena conta oltre 4.800 soci, di questi 1.270 sono i soci attivi volontari, quelli che ogni giorno fanno qualcosa, composta sia da maschi che da femmine in misura quasi, quasi uguale.
e nel trasporto si sono impegnate, pensate un po' il numero, 520 persone che fanno gli autisti. Noi abbiamo 70 automezzi distribuiti in tutta la provincia di Modena e per 70 automezzi abbiamo 520 persone che fanno gli autisti, perché non è un lavoro, è volontariato, quindi lo fai una volta alla settimana, perché altrimenti diventerebbe un impegno troppo alto. E come diceva Sgarbi, la nostra presenza, pensate un po', è uguale come il numero di automezzi sia nei comuni grandi come Modena che ad esempio Ravalino. Il numero è lo stesso, perché? Perché a Ravalino passa meno il servizio pubblico e quindi c'è bisogno, insomma, di più, certo, per garantire i diritti delle persone a muoversi. Naturalmente, quindi insomma dalle cifre che ci ha dato, insomma, è una bella realtà, una bella associazione corposa, sì, insomma. Io dico, aggiungo che in un anno circa noi trasportiamo 15.000 persone. 15.000 persone in un anno? Chi una volta, chi 7-8 volte, per i diversi bisogni, però sono 15.000, quindi 15.000 è un po' un comune dei nostri medi, no? Certo. E allora dico sempre, che differenza c'è in un comune se c'è il volontariato o se non c'è per i diritti delle persone? Oppure è uguale la risposta? Se aggiungiamo poi le altre associazioni di volontariato, come l'Auser, la Croce Blu, eccetera, certo, viene fuori un dato importantissimo, rilevante e importante per garantire dei diritti che altrimenti non ci sarebbero. Naturalmente, allora noi, appunto, io ho chiesto a Morselli di darci un'idea di che cosa è l'Auser, e noi è immancabile, lo vogliamo fare anche attraverso gli occhi del nostro Snake, il nostro Sauro Serri, che oggi non è potuto essere qui presente con noi, ma idealmente c'è. E allora io vi mostro quella che io ho chiamato Felipe Massa, già questo dice tutto, è una vignetta che appunto il nostro Snake ha preparato per noi in vista di questa puntata e di questo argomento. Eccola qua, allora. Oh, guidi troppo piano, ma chi sei, Felipe Massa? Ecco, vedete che il nostro Snake ci porta a bordo di uno dei mezzi Auser. Non mi sforzo a cercare somiglianze, perché quello alla guida non mi sembra Morselli, ma insomma ci andiamo vicino naturalmente. A parte le battute, vediamo invece assieme alla nostra Francesca Galafassi che cos'è questo Auser. Oggi percorriamo lo stesso percorso che tutti i giorni molte persone anziane o con difficoltà motorie fanno per raggiungere i centri di servizio per gli anziani, e lo fanno grazie al lavoro dell'Auser, l'autogestione di servizio, l'Onlus modenese, che permette questo servizio grazie al lavoro di tanti volontari. La signora Roberta, sì, è salita in via Pierluigi da Palestrina e va al circolo 22 aprile. Sì. Lo fa spesso e con questo servizio dell'Auser come si trova? Ma sono sempre quelli, mi sembrano, che vengono a prendere. Si trova bene? Sì, sì, gentili sono. Servizio puntuale? Sì, in genere sì. Un'altra signora Roberta, anche lei usufruisce del servizio dell'Auser. Perché io sono da sola, mio fratello va a lavorare, mia sorella anche, e quindi non so mica come fare venire a prendermi. Si sente tranquilla perché ha questo servizio? Sì. Come si trova con questo trasporto, signor Iorio? Sto bene. Ecco, il trasporto di tutte queste persone è reso possibile grazie al lavoro di tanti volontari come il signor Mario, che da 6 anni accompagna queste persone una volta a settimana. Sì, una volta alla settimana, ho un giorno fisso il giovedì, tutti i giovedì, e poi se mi chiamano posso farlo anche altri giorni. Ecco, come mai hai deciso di fare il volontario, soprattutto Auser?
Beh, l'AUS la conoscevo, sapevo già che esisteva. Visto che adesso sono in pensione ho cercato di fare qualcosa per il prossimo. E com'è portare in giro per Modena questi anziani, queste persone? Si creano anche dei rapporti? Ma sì, anche di amicizia e poi fa piacere. Lei da quanto tempo lo fa? Da 6 anni. Ci sono anche delle persone che hanno bisogno di essere aiutate a salire, lei svolge anche questo ruolo? Quelle che hanno bisogno cerco di aiutarle. Le fanno mai delle domande particolari, cercano un po' di rassicurazioni con lei? Ma più che altro tante volte hanno bisogno di una parola di conforto. Rapporto anche con i volontari? Con i volontari è perfetto, io sono una poi che va d'accordo con tutti, però sono tutte persone che sono valide per me. Sì, sì. Quanto è importante per le persone anziane o comunque per chi ha problemi ed è ambulatorio avere un servizio così? Molto, perché si è da soli, e anzi alla mattina io sono già fuori, come avete visto, che aspetto. Sì, vengo. È una certezza, le dà sicurezza. Sì, sì. Ecco, insomma, allora innanzitutto un grazie alla nostra Francesca Galaffasi che assieme a Maurizio Zironi insomma ci hanno portato così su uno di questi pulmini, perché al di là del servizio davvero offerto naturalmente si respira anche proprio un'aria familiare, un po' questo, vero Sgarbi? Anche certo. Il valore di un servizio come questo è importante anche per questo, perché insomma lo abbiamo sentito da queste persone, anche sapere di essere accompagnate, accolte, è un po' come essere in famiglia, e il clima che insomma traspare da questa intervista è proprio questo. Credo. Così, quasi sempre le pubbliche amministrazioni prestano servizi a gente che ha bisogno dal punto di vista fisico, molte volte dal punto di vista mentale. Certo. Ma c'è una grandissima parte della popolazione anziana che non ha propriamente bisogno di interventi curativi fisici, o ha bisogno semplicemente unicamente di creare socialità, di non sentirsi escluso. Questi servizi sono, secondo me, sono assolutamente fondamentali, perché ridanno a delle persone che altrimenti rischierebbero di essere marginate da questa società, gli ridanno la dignità dello stare insieme, del confrontarsi, ed è una cosa molto importante che dovrebbe essere un pochettino più apprezzata dalla società, perché da queste persone, dai loro incontri, dai dibattiti che fanno, emergono non solamente AmarCord, ma emergono anche delle esperienze che possono sicuramente servire a rendere più vivibile la nostra società, che invece è molto arida, voglio dire, molto di cose esasperatamente pratiche. Lì fortunatamente si sogna ancora un pochettino, e quindi il servizio che questi volontari fanno, che l'Auser fa, ma che anche le altre associazioni fanno, è un servizio assolutamente fondamentale. Ecco perché la CGIL, lo SPI, ma anche le altre organizzazioni sindacali, nel momento che fanno la contrattazione sociale territoriale, tendono a mettere questa tipologia di servizi e queste sensibilità non propriamente come una trattativa che mette a fuoco delle esigenze di cura, ma una trattativa che mette a fuoco un'esigenza di socialità, certo. Di ricreare un'idea di comunità che sia il meno arida possibile. Insomma. Naturalmente. Insomma, voi come Morselli, come Auser, avete questo privilegio insomma, di sentirvi anche così riconosciuti dalle persone che utilizzano i vostri servizi, e appunto anche attraverso la creazione di questa sorta di comunità, di questa grande famiglia. Chiaro, poi è un servizio che nasce, lo abbiamo spiegato, da un continuo rapporto anche con le amministrazioni pubbliche. Ad esempio, come si configura questo rapporto, come si attivano questi servizi in base alle esigenze specifiche del territorio? Diciamo che i bisogni sono talmente vasti che le amministrazioni, non potendo rispondere a tutti i bisogni che ci sono, si affida molto al mondo del terzo settore, del volontariato in particolare. Certo. Infatti noi come Auser abbiamo delle convenzioni con i comuni e con gli enti
oggi anche con le unioni dei comuni che stanno cominciando ad assorbire questo ruolo. E in pratica noi abbiamo 35 convenzioni con 35 comuni, quindi quasi la stragrande maggioranza, e poi con gli enti diversi altri 30, quindi che principalmente il settore è quello del trasporto sociale e accompagnamento, aggiungo sempre, perché come ha visto nel filmino, noi le persone non facciamo come i taxi che le portiamo e le scarichiamo, ma le accompagniamo. Esatto. In questo caso, ma anche quando andiamo in ospedale a fare delle cure, sì. Li accompagniamo fino davanti alle entrate, a volte ci chiedono anche di entrare dentro quando gli dicono... Fare proprio compagnia, insomma. Anche per capire le risposte, quando gli dicono, ma poi devo andare in farmacia, cos'è che devo prendere, non mi ricordo, allora si fa anche questo ruolo. Del resto il volontariato... Ecco, non si tira indietro il volontario, no, di fronte anzi, richieste. Il volontario, insomma, facendo il volontario si sente anche bene, certo. Fa bene la salute, certo. Il volontario non soffre di depressione, e lo dico perché in effetti è una cosa importantissima, c'è anche una ricerca in questo senso, sì, che si vive di più è meglio. Sì. E poi dico sempre, quando arrivi alla fine della tua attività lavorativa, chi era un bravo infermiere, chi è un bravo elettricista, chi è un bravo meccanico, può diventare energia alternativa, quindi si ricrea ancora e può dare un contributo in un altro settore, in questi casi il trasporto, ma non solo, perché Lauser non fa poi solo il trasporto, fa tante cose per l'obiettivo della cittadinanza attiva delle persone, l'invecchiamento attivo in questo caso. Esatto, esatto. In generale, appunto, come diciamo, anche della socialità e della condivisione anche, insomma, dei momenti di vita. Allora, i nostri nonni ad utilizzare questi servizi si trovano talmente bene che dice bene il nostro Snake, addirittura arrivano a questo livello. Guardate un po' la prossima vignetta che abbiamo chiamato Passaggio. Eccola, il nostro Maurizio Zironi adesso la propone anche in video. Eccola, nonno, sai cosa ti dico? Non sei mai contento, la prossima volta chiama Lauser se vuoi un passaggio. Addirittura si può arrivare anche a queste situazioni, ovviamente non è così, però insomma il nostro Snake ci offre sempre così l'opportunità di un sorriso, anche perché dobbiamo ricordarlo, questi servizi vengono comunque mantenuti anche in questi momenti, momenti in cui Vero Sgarbi si parla sempre più di tagli, appunto di crisi, che ovviamente vanno ad incidere anche sulle fasce deboli della nostra popolazione. Come convive tutto ciò con questo momento dell'economia? È un problema enorme, voglio dire, perché a parte il fatto che è da qualche anno, forse da troppi anni, che i tagli vengono fatti in modo trasversale, in modo orizzontale, in modo che semplicemente unicamente guardando ai conti, ai bilanci, non guardando invece, non mettendo in conto che determinati tipi di spese di carattere sociale riescono a mantenere o mantengono quella socialità che dicevamo prima. La vicenda Gigetto, ad esempio, che si sta verificando, sì. Ma anche io sentivo, litigandoci anche piuttosto ferocemente, con un assessore, voglio dire, di questa città qualche tempo fa, che diceva ma noi col tram arriviamo solamente là, è vero che siamo a un chilometro dalla fine della via, però voglio dire è un fatto di equilibrio di carattere economico, ma se là in fondo ci abita un disabile, ci abita un anziano, ci abita qualcuno che ha bisogno di quel servizio, allora la spesa non è sempre orientata alla soddisfazione del bene comune. Molte volte la spesa è esasperatamente tracciata da vincoli esclusivamente di bilancio e da scelte, voglio dire, che non sempre tengono conto di queste cose. O quantomeno è sempre più difficile farlo. Lei pensi, insomma, che ci sono dei comuni, che Angelo diceva anche prima, cito ad esempio Mirandola. Mirandola è una frazione di circa 4.000 abitanti che sta a 20 km da Mirandola. Fino all'Emilia una frazione che sono tutti anziani, che si chiama Casoni, sopra e sotto, che sta a 15-20 km. La richiesta che ci viene da quella gente è di andare al mercato. Di andare al mercato, insomma, andare al mercato a fare la spesa, e credo che in alcune occasioni Hauser abbia, attraverso il rapporto con l'amministrazione comunale o attraverso iniziative proprie, soddisfatto questo. Cioè, se io porto un anziano che non si muove mai di casa, se non per esigenze mediche o di altro tipo, se riesco a portarlo un giorno alla settimana al mercato,
Beh, io credo che gli costruisca una vita decisamente diversa da quella che vive. Sì, perché dobbiamo immaginare che cosa significhi per una persona non poter raggiungere un obiettivo così vicino, così semplice come appunto fare la spesa, incontrare un amico, scambiare due chiacchiere, insomma, invece quello che comporta, qualora questo bisogno non venisse soddisfatto, è molto molto peggio. È solitudine. È solitudine, chiaramente, è senso di abbandono. Esatto. Sì. E quindi insomma è davvero molto, molto importante tutto questo, anche perché parliamo appunto di necessità di raggiungere il mercato, di svolgere appunto attività semplici, ma in realtà ci sono anche compiti, lo dicevamo prima, che attengono invece, non so, alla tutela della propria salute, certo. Quindi li accompagnate a fare visite, quindi insomma è davvero molto importante. Sì, anche perché importante. Noi fortunatamente adesso c'è un grosso aumento della disoccupazione, sì. Purtroppo dovuto alla crisi economica, ma noi qui abbiamo una realtà sociale di famiglie che sono quasi sempre impegnate nel lavoro e quindi durante la giornata è sempre più difficoltoso poter tirare fuori il tempo per svolgere quei servizi a favore dei congiunti, vuol dire che possono essere i papà o i nonni. Allora in quel caso, voglio dire, quando c'è bisogno della visita specialistica, c'è bisogno di andare, se riguardano i servizi che prestano direttamente i comuni, quasi sempre i comuni riescono a farli loro. Perfetto. Fin quanto ci saranno le disponibilità economiche per farlo, finanziarie, naturalmente, ma cioè. Tante altre tipi di necessità che un anziano o un disabile ha bisogno, voglio dire, glieli fa l'Ausero, glieli fanno queste associazioni, certo. Glieli fanno in modo, secondo me, decisamente corretto, con una puntualità di un certo tipo, e questa è una garanzia, cioè anche di fronte alla malattia, l'anziano non si sente abbandonato, ma non solamente dal punto di vista medico, perché per un anziano pensare di avere continuamente bisogno del nucleo familiare è un motivo di sudditanza, cioè non vive bene, lo sente pesantemente addosso. Se invece ci sono delle opportunità alternative, che pur vivendo vicino alla propria famiglia, godendone degli affetti, eccetera, riesce a disbrigare lui stesso delle vicende che sono proprie, senza pesare sulla famiglia, anche questo è motivo di soddisfazione per l'anziano. Certo, naturalmente, insomma l'autonomia, la conservazione della propria indipendenza sicuramente è fondamentale per chiunque di noi. E poi l'Auser insomma si impegna su questo aspetto, quello appunto legato alla mobilità, al trasporto, ma non solo, insomma si prende a cuore un po' i nonni a 360 gradi davvero, ci sono progetti che vanno anche al di là di questo aspetto. Sì, allora intanto mi piaceva dire che noi facciamo circa 70 servizi ogni giorno, servizi di trasporto, in un anno facciamo 975.000 chilometri a trasportare le persone, gli anziani o persone con handicap. 15.000 persone circa per 975.000 chilometri, che vuol dire come andare sulla Luna, girare 20 volte intorno alla Luna e tornare giù a terra. Questo è il percorso. Chissà se raccontandola così ai nostri vecchietti salgono così volentieri sui vostri pulmini. Questa, però giustamente noi non abbiamo solo il trasporto, abbiamo la persona al centro, quindi i suoi diritti, i suoi bisogni, e la persona non ha solo bisogno di trasporto e facciamo tantissime altre cose. Ad esempio il turismo, a sostegno del turismo per gli anziani, facciamo del turismo di un giorno intorno a Modena o di più giorni anche, con dei costi che sono molto, molto contenuti. Poi facciamo attività ad esempio di mercati del riuso, una volta gestivamo le stazioni ecologiche, poi hanno deciso che i volontari non devono più gestirle loro e quindi sono aumentati i costi, è diminuito un po' il servizio, però noi ci siamo attrezzati davanti alle isole per fare il riuso in molti comuni, quindi questo è molto importante perché, guarda caso, questa è un'attività importantissima anche per un uso, per consumare meno le cose, quindi quando è possibile riutilizzarle. Poi i ricavati di questi mercatini vengono reinvestiti in quel comune, nelle scuole soprattutto, ma anche nei parchi e così via. Poi abbiamo la cura del verde nelle scuole, nei parchi, i nonni vigili davanti alle scuole, facciamo i piedi bus nelle stagioni che lo permettono, che è molto, molto importante, sì. Lo scuolabus, le vigilanze in molti musei, e poi ce ne sono attività di promozione sociale, di solidarietà. E
E di allora, solidarietà mi piace ricordare che l'Auser, tra l'altro, non pensa solo a se stessa, ma ogni anno facciamo delle feste, una festa, e poi il ricavato lo doniamo a un'altra associazione di volontariato. È successo l'anno scorso aiutare un'associazione che si chiama Curare il Dolore, quest'anno l'abbiamo fatto aiutando un'associazione che si chiama Out Out, che si occupa di autismo, quindi il discorso è nostro, è aiutarci tra di noi per sostenere sempre per chi ha l'obiettivo di fare in modo che nella comunità le persone non siano escluse. Naturalmente, io so poi tra l'altro che c'è anche un progetto a cui lei è particolarmente affezionato, sì. È un progetto insomma molto interessante, di che cosa si tratta? Allora, il progetto, intanto mi piace dire che a noi piace lavorare in rete, come dicevo prima, sì. E gli esempi sono, uno è Portobello, supermercato della solidarietà, di cui abbiamo appunto avuto modo di parlare pochi giorni fa, e quindi dove fa, l'Auser sì. È una parte importante, sostiene sì. Insieme alle altre, un'altra attività in rete oltre i muri, anche qui che dà il senso di buttare giù quei muri delle persone che sono considerate diverse. E l'ultima è questa qui che lei mi diceva, si chiama co-housing sociale per anziani non autosufficienti. Noi abbiamo un obiettivo insieme ad altre associazioni che è quella di fare in modo che il futuro non sia più fatto delle strutture come ci sono oggi per gli anziani, che sono in sostanza i vecchi recovery, cambiando nome, ma c'è bisogno appunto di una struttura che dia dignità a quelle persone. Allora, le micro residenze per anziani sono già un primo fatto importante, ma noi abbiamo deciso di fare un esperimento nuovo, che è una casa gestita dai familiari e dal volontariato, quindi senza più costi per il pubblico, e lì pensiamo che le persone possano svolgere una vita normale, anche se non sono più in una casa perché non c'è più la rete familiare che lo può fare, però può restare in quella casa per tutta la sua vita fino alla morte, perché lì è insieme ad altri, ed altri ci si aiuta con i familiari. Secondo lui sarebbe, uno, un costo minore per la società, due, però, una grande dignità per queste persone che possono stare insieme agli altri e convivere insieme con gli orari che possono scegliere loro, sia per il mangiare, per il dormire, quindi non certo. Una caserma, ma proprio un'abitazione, una famiglia, normalissima, una... inserita in un contesto di un condominio che abbia un giardino, perché così possono parlare con le persone normali, quindi non costruire un ghetto che è l'isola, ma proprio una società che tiene conto di loro. Una piccola comunità che insomma che li accoglie. Insomma, Sgarbi, concludendo, queste associazioni, ma anche in generale, questo lavoro di rete è davvero una grande risorsa anche per chi, appunto, come il sindacato, ha questa come vocazione. È una grandissima risorsa. Nella nostra provincia, Modena, già c'è una sorta di sperimentazione che ormai si è consolidata, che lo chiamiamo welfare mix, cioè nel senso che un welfare dove non interviene solamente unicamente la pubblica amministrazione, ma anche soggetti privati, volontariato e non, che provano a contribuire a creare la cosiddetta società solidale. Noi, la nostra organizzazione, il Sindacato Pensionati della CGIL, ma la CGIL in generale, ha come suo elemento fondante, voglio dire, questo tratto della solidarietà, del tentativo sempre nelle proprie azioni di portare le popolazioni ad avere gli stessi diritti e ovviamente anche gli stessi doveri. Sembra una frase fatta, ma purtroppo non avviene questo. E quindi noi tutte le volte che andiamo ad una qualche trattativa, che enunciamo le nostre volontà, partiamo sempre da questo punto basilare che è più o meno la storia, ma anche il futuro della nostra organizzazione. Insomma, bene, bene, io voglio chiudere questa chiacchierata con un sorriso, naturalmente. Allora evoco il nostro Snake con la sua ultima tavola. Eccola qua, tra i mezzi a nostra disposizione abbiamo anche questo, ottimo per trasporti in alta montagna. Allora il mezzo Auser in questione, questo somarello, direi appunto un cavallo, insomma no, è un somarello naturalmente, si vede dalla coda.
È un somarello. Allora io dico, Snake, ti vogliamo in studio, smetti di stare in vacanza, vieni qui, la prossima settimana ti aspettiamo. Noi intanto ringraziamo i nostri ospiti per averci dato così il loro contributo a questa, alla conoscenza insomma anche di questa realtà importante. Ci rivediamo naturalmente tra 7 giorni e con voi invece ci rivediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.